Porta indubbiamente un grande ritorno economico perché questa visibilità significa anche presenze, persone che vogliono conoscere i siti, che approfondiscono, che studiano e allo stesso tempo però ci dà anche una grande responsabilità. Siamo una regione fortunata, visto che attualmente possiamo contare su 5 siti riconosciuti dall'UNESCO, sui 56 presenti in Italia, Cividale, Le Dolomiti, Aquileia, Palmanova e Palù. E con il territorio trasfrontaliero del Collio puntiamo ad arrivare a 6 attraverso un lavoro da fare assieme alla Slovenia. Lo ha affermato oggi la Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, intervenendo a Cividale al convegno UNESCO Buone Prassi per lo Sviluppo dei Territori, promosso dall'Associazione Parco del Natisone. È importante che vi sia un salto di qualità, ha proseguito la Presidente, ovvero la valorizzazione di questa ricchezza attraverso il miglioramento dei servizi, l'ampliamento dell'accoglienza, l'innalzamento del livello di formazione degli operatori turistici, nonché, altro aspetto fondamentale, il miglioramento delle infrastrutture. Deborah Serracchiani ha quindi sottolineato come uno degli aspetti chiave nella valorizzazione dei siti di interesse turistico sia il paesaggio. Abbiamo fatto un lavoro sicuramente di protezione e di tutela nel momento in cui presentiamo le candidature e nel momento in cui otteniamo ovviamente il patrimonio UNESCO. Poi c'è tutto il tema della valorizzazione, ad esempio con la Fondazione delle Dolomiti, Dolomiti UNESCO, stiamo facendo un lavoro di recupero di siti, di luoghi, di patrimonio, ma allo stesso tempo anche di visibilità mondiale. Devo dire che insomma i nostri patrimoni sono estremamente apprezzati. Infine, l'assessore al territorio Maria Grazia Santoro ha sottolineato le ricadute positive per tutta la regione che discendono dalla presenza di siti riconosciuti dall'UNESCO. Essere inserite in questo circuito di riconoscimento significa, da un lato, l'orgoglio del valore e della qualità della nostra terra, della nostra storia e della nostra natura e del nostro paesaggio, e dall'altro la possibilità di poter optare per una promozione che sia una promozione altrettanto di qualità, cioè che è legata a quel turismo che tutti auspichiamo per la nostra regione, cioè un turismo che apprezzi i luoghi, i sapori e diciamo così, la cultura della nostra gente.